Questo è un vigneto di Barbera, è un vigneto che ha circa 15 anni. Nei nostri vigneti cerchiamo di non utilizzare prodotti chimici, andiamo a utilizzare solo concimi naturali, pratichiamo l'inerbimento interfila. Usiamo solo macchine per sfalciare l'erba senza diserbo chimico e cerchiamo di far sì che la natura, cerchiamo di aiutare la natura a darci il frutto che poi andremo a raccogliere senza l'utilizzo, senza forzarla, ecco, solo aiutandola senza forzarla. Buongiorno, sono Federico De Filippi, enologo dell'azienda De Filippi Cantine I Gessi, azienda che è stata fondata nel 1907, di proprietà prima dei miei nonni paterni, ora di mio zio Fabio. L'enologo è mio papà insieme a me e siamo partiti, diciamo, molto piccoli nel 1907, poi piano piano ci siamo ingranditi e solo negli ultimi 20-30 anni che siamo riusciti ad arrivare a una superficie totale vitata di 40 ettari circa. Abbiamo, grazie alle conoscenze di mio papà e anche alla bravura dal punto di vista agronomico di mio zio, siamo diventati una bella realtà familiare. Questa è la parte vecchia della cantina, dove teniamo ancora sempre pieni, e le vasche in cemento appena dietro, dove c'è il vino pronto per la vendita, per la mescita come vino sfuso. Mentre di là abbiamo la parte, diciamo, più nuova, dove abbiamo le vasche di acciaio per dove si vede lo stoccaggio del vino, il confezionamento e l'imbottigliamento dei vini nuovi. Nella parte esterna invece troviamo le vasche per la vinificazione e l'impianto di pigiatura e ricezione delle uve. Noi puntiamo molto sul nostro Riesling, essendo questa la terra di Oliva Gessi, Montalto, Mornico Losana, una terra particolarmente favorevole alle uve bianche e in particolare proprio al Riesling, che ha su queste vene argillose calcare il suo nido. Questa è la nostra Bonarda ferma da uve passite in vigna, è del anno 2015. Diciamo che è nato tutto da un esperimento nel 2009, dovevamo estirpare un vigneto e abbiamo detto: ma sì, proviamo a tagliare i tralci, lasciarla appassire e la cogliamo quando è appassita, dopo una quindicina di giorni. E insomma, sta di fatto che abbiamo aspettato, l'abbiamo fatta appassire, l'abbiamo raccolta, l'abbiamo vinificata e dopo un piccolo passaggio, all'epoca abbiamo fatto solo 5-6 mesi di botte grande di legno, l'abbiamo imbottigliata e nel 2011 l'abbiamo assaggiata e incominciata a vendere e è venuto fuori veramente un bellissimo vino, una struttura eccezionale, profumi di ciliegia, di marasca, veramente buono. Allora, noi vendiamo per l'80% in Italia, tra Milano, tutta la Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna. Parte va anche a Roma e in Campania. Per il restante 20% viene venduto all'estero, in Germania, Scozia, Libano. La nostra azienda è un'azienda familiare, credo che gliel'abbiano già spiegato e detto. Produciamo circa 130-140 mila bottiglie all'anno. Siamo un'azienda un po' particolare perché puntiamo molto alla qualità. Ci piace molto essere rispettosi sia della natura che del prodotto che ne esce. Siamo in una zona molto vocata per i Riesling, molto vocata per il Pinot Nero, e
siamo appassionati di metodo classico, prodotto su cui puntiamo molto, prodotto in cui crediamo. Crediamo molto anche nel Riesling, nei nostri terreni, il paese Oliva Gessi, diciamo che un po' lo dice, siamo vicino alle cave di gesso, quindi terreni bianchi, terreni molto vocati alla produzione di quest'uva e di questo vino. Questo è il nostro Cabernet, prima era venduto come, abbiamo cominciato a venderlo come vino sfuso in Termigiana, poi si è deciso di cominciare a imbottigliarne, farne 1.000-1.500 bottiglie per i clienti privati che lo richiedevano. Adesso, per un discorso che c'è stato un bel riscontro, abbiamo pensato di, diciamo, farlo un po' più elaborato, una vinificazione un po' più complessa, con un piccolo passaggio in legno e un affinamento in bottiglia. Adesso abbiamo in vendita l'annata 2015, che andiamo adesso ad aprire. Questa è la vecchia cantina di proprietà dei miei nonni, dei bisnonni e nonni paterni, ora è di proprietà di mio zio Fabio, che è il proprietario, dove vinifichiamo dal 1907. Beh, io e mio fratello siamo sempre vissuti in mezzo tra cantina e la campagna. Io ho imparato a guidare le macchine, i trattori con mio nonno e mio zio. Quindi, non so, la passione è nata proprio da lì, poi vivendoci in mezzo mi è piaciuto sempre di più, quindi ho frequentato Enologia a Milano e da qui poi sono entrato nella cantina da pochi anni a questa parte e spero di andare avanti bene come stiamo andando avanti fino adesso.